Bianca Spangaro, giornalista e conduttrice. Da anni la domenica vive solo di calcio. Chiedetele cos'è un fuorigioco, ma non in quanto tempo cuoce un nuovo sodo. Paolo Zoppolatti, chef, ristoratore e volto televisivo. Tecnica, creatività e conoscenza del territorio, i suoi punti di forza. Ora una nuova prova del fuoco lo aspetta. Trasformare Francesca in una food blogger di successo. Riuscirà il buon Paolo a farle abbandonare il microfono per il mestolo? C'è tempo fino ad agosto per saperlo. Intanto, acqua in bocca! Buona domenica, mi piaceva iniziare da qua questa puntata, da questa immagine, perché mi trovo all'esterno dello spaccio e in generale della latteria di Visinale. Come avrete letto, siamo a Visinale di Pasiano di Pordenone. Qui incontreremo Valentino Pivetta, che da quanto ho sentito ha una storia particolare da raccontarci, non solo per quanto riguarda la latteria, ma anche per quanto riguarda proprio la sua avventura in questo mondo. Quindi continuiamo a conoscere i prodotti a marchio Acqua. E subito andiamo dentro perché ci sta aspettando Valentino. Buongiorno, buongiorno, eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Ben arrivata Valentino. Francesca. Sono in ritardo? No, sei no. Puntuale, puntualissima. Che ben di Dio. Beh, di questi qua sono la maggior parte tutti i nostri prodotti comunque. Senti, questi qua, tutti. Intanto grazie per avermi ospitato, perché grazie ho tanto sentito parlare di te all'interno della famiglia dei prodotti a marchio Acqua, perché ne rappresenti parte importante proprio della storia. Però oggi voglio sentire la storia di questo di posto questo in particolare e la tua. La mia storia, perfetto. Allora te la racconto subito la mia storia. La mia storia nasce comunque perché... non avevo voglia di lavorare, studiare. No, perché voglio dire, sì, c'è lavoro qua in abbondanza, esatto, avevi sbagliato scelta. Esatto, ecco. Quindi cosa ho fatto? Ho scelto comunque dopo la terza media 2 anni solamente di studio, perché proprio non avevo voglia proprio di studiare. Basta. E questo qua ho scelto questi 2 anni, sempre sul settore comunque agricoltura, che era un esperto caseario, che non sapevo neanche cosa voleva dire. Non sapevo, cioè non è una tradizione di famiglia, eccetera, esatto. Quindi ho fatto questi 2 anni di studio e poi ho cominciato su un piccolo caseificio vicino a casa di mio padre, che abitava a Porcia, vicino lì, un piccolo caseificio. Lì ho lavorato per 1 anno e mezzo, quindi fino a 17 anni e mezzo, però dopo ci sono sorti problemi perché era un piccolo caseificio, quindi lavoravo circa 2 quintali e mezzo, 3 quintali di latte e così scherzando gli ho detto quella volta alla cooperativa, la prendo io in affitto. E così è stato. E adesso ti mostro anche una cosa. Pazzesco, però. A 18 anni, ecco qua, a 18 anni... Sei tu questo? Questo qua sono io. Valentino Pivetta al lavoro. Esatto, questo qua sono io. Guarda qua che Filippo ha tolto la data del giornale, così riusciamo a calcolare quanti anni ha. No, adesso ne ho comunque 52 e qua avevo 18 anni. E questo qua è stata le prime lavorazioni che facevo. E tu hai detto adesso... Adesso comincio. E lì ho cominciato. Lì ho cominciato a fare il casaro. Ma quindi ti era piaciuto subito il mestiere? Mi è piaciuto subito il mestiere. Ecco, e questo è il fatto. Un po' era dura la sveglia al mattino, perché si cominciava comunque alle 5 non del mattino. Non ci hai ripensato? Quindi... Hai detto era meglio andare a scuola? No. No, questo ecco. No. Non ci ho mai pensato i sacrifici. Niente. Esatto. Cosa è successo poi? Che qua ho trascorso comunque i primi 10 anni. Quando sono partito nell'84... Poi dopo 2 anni comunque è nato il consorzio Montagio, dove ho aderito subito e ho cominciato produzione di Montagio. Questo qua è il fatto che oltre che questa produzione di Montagio mi divertivo di fare altri 2 o 3 prodotti, la mozzarella, la ricotta, sì, quelle piccole cose. Poi è stato il passo e il salto, diciamo, sia di qualità, se possiamo dire, e anche di quantità, dove che avevo saputo che qua Visinale dovevano comunque chiudere questo caseificio e quindi ho detto ma perché non vado lì e acquisto magari una caldaia qualcosa, quindi posso lavorare più latte in questo caseificio a Pieve. E quindi sei arrivato in contatto con Visinale? Sono arrivato in contatto con Visinale. Come sono entrato, il consiglio di questo piccolo caseificio mi ha detto ma perché non acquisti tutto? E per l'ennesima volta ho detto sì, non ci sono problemi. E così è. Quindi hai tenuto entrambi? No, o dopo no? Ho chiuso di là e sono tenuto questo. Per cui tu hai cominciato in un momento in realtà in cui c'era più, cioè stavano chiudendo diverse Io ho cominciato, piccole diciamo, realtà, sì, e hai trovato il modo di
trovare una nuova politica, un nuovo modo di andare avanti, una nuova... Esatto, sì, questo casificio qua comunque era lo stesso piccolo, solamente che mi ho spostato magari di zona, era piccolo, e poi abbiamo cominciato i lavori. Comunque adesso siamo arrivati a 240 quintali di latte al giorno. Con questa mucca felice questa mucca felice perché è una mucca che salta, quindi come possono vedere salta sui formaggi, sulle ricotte, infatti. Su altri prodotti. E quindi anno che siamo, che sono arrivato qua, sono arrivato nel 94. E da lì hai cominciato a crescere sempre diciamo di più? Diciamo che lì è stata anche la scelta, dal 96-97, la scelta di servire la grossa distribuzione. Però la tua scelta è stata quella, sì, di crescere, ma anche di mantenere alcune caratteristiche di qualità, di artigianalità. Oltre che a questo, comunque, la nostra caratteristica da sempre, che l'abbiamo sposata, è latte, caglio e sale e basta. Per cui non mettiamo né conservanti né niente, come non usiamo nessun tipo di antimuffa sul prodotto, che dopo vedremo, perché vi porterò sul magazzino che è Pordenone, e vedrete che... Il formaggio, la muffa, verrà raschiato e verrà lavato. Quindi noi non usiamo nessun tipo di, diciamo, di antibiotico come antimuffa. Okay. Questo qua sì. Come abbiamo sempre sposato la raccolta del latte della zona. Come abbiamo fatto importante. Sempre prodotti. Sì, sì. L'abbiamo sempre sposata e come facciamo comunque quasi quindi, tutto. Aderire al marchio qua è stata una cosa naturale. È stata una cosa naturale, è stata per noi anche una cosa molto facile, perché voglio dire già. Già facevi questo. Sì. E quindi a marchio qua ci sono praticamente tutti i vostri prodotti, diciamo. Quasi tutti i vostri prodotti. Che noi per la distribuzione o per i supermercati facciamo montaggio, latteria, okay. Facciamo comunque gli affinati. Sì. E dopo facciamo tantissimi altri prodotti per il nostro spazio e basta. Che tu, insomma, ti piace anche sperimentare. Un po'. Mi piace tanto sperimentare, inventare. Allora, sono curiosa di conoscere tutto, intanto andiamo in produzione prima. Andiamo in produzione perché la mia azienda è composta, d'accordo, io sono titolare, però è composta dai miei dipendenti, che sono i miei collaboratori, quindi adesso andiamo. E con te ci rivediamo dopo. Ok, allora. Grazie. E finalmente anch'io conosco il famosissimo Gigi, che è responsabile Buongiorno. Della produzione, quindi un po' il mastro casaro, esatto. Diciamo, della latteria esatto. Di Visinale. Non posso dargli la mano perché è in piena produzione, per cui ci manteniamo incontaminati. Sì. Piacere e grazie di ospitarci. Grazie a voi. Con lei seguiamo proprio tutto sì, il processo nel dettaglio per arrivare. Oggi vi state occupando di montaggio e latteria. Di montaggio e latteria. Okay. Principalmente stiamo lavorando adesso il montaggio. Ok. In questi macchinari cosa succede? Adesso arriviamo al dunque. Innanzitutto ci tengo a precisare che in questo caseificio lavoriamo 21.000 litri di latte al giorno. Caspita. Per una produzione di circa 350 forme giornaliere, che siamo sulle 9.000 al mese. L'80% della produzione è il formaggio Montasio. Noi usiamo con il formaggio Montasio, ma anche con un altro marchio che è il marchio Acqua, che è una certificazione maggiore del nostro prodotto. Qui certificazione maggiore per qualità? Per qualità, perché il prodotto non viene seguito solo nel caseificio, ma il prodotto viene seguito innanzitutto dalla materia prima, cioè dalla stalla. Come abbiamo visto, dalla stalla proprio. Allora, questa mattina mi sono arrivati esattamente 210 ettolitri di latte. Abbiamo cominciato a lavorarlo prestissimo, perché l'importante per noi, più lavoriamo il latte fresco e meglio è, quindi il latte è arrivato verso mezzanotte e mezza, alle 3 del mattino noi abbiamo cominciato la prima produzione. Questo è uno scambiatore termico e questo è un tank dove tiene il latte. Il latte chiaramente passa dopo le dovute analisi, perché diciamo che prima si fa un'analisi del latte, si va alla ricerca degli inibenti e dell'acidità del latte. In questo caso usiamo uno strumento che si chiama pH-metro, che serve a misurare proprio l'acidità totale del latte. Verificato che il latte è idoneo alla trasformazione, lo passiamo in questo macchinario, che è uno scambiatore di calore, dove ci permette di termizzare il latte. Cosa vuol dire termizzare? Portarlo a una certa temperatura, in questo caso a 68 gradi, in pochi secondi, con una sosta di 15 secondi. Dopodiché passa attraverso le tubazioni e va direttamente in caldaia alla temperatura che vogliamo noi. In questo caso noi coaguliamo il latte a 33 gradi. Qui siamo già in fase di produzione, qui abbiamo già il lavoro fatto questa mattina e stiamo già togliendo le forme dai pressoi.
Possiamo andare su a vedere. Potete seguirmi che andiamo a vedere le altre fasi della lavorazione. Ecco, noi siamo arrivati dal latte che era nel tank, dallo scambiatore di calore, siamo arrivati a portare il latte in caldaia. Il latte è entrato in caldaia, questa caldaia contiene 15 ettolitri di latte ed è già stato inoculato il caglio. Il caglio cos'è? È un enzima che serve per coagulare il latte, praticamente da portarlo dallo stato liquido allo stato, diciamo, solido. Dopodiché il latte circa un 25-30 minuti coagula. A questo punto noi lo tagliamo e lo riduciamo in granelli. Questo è il passaggio successivo. Esatto. Quindi. Il passaggio successivo, che noi lo chiamiamo chicchi di mais più o meno, e questo qua è il taglio della cagliata. Qui abbiamo già la separazione della cagliata con quest'acqua verde che non è altro che il siero. Quanto tempo passa più o meno? Allora, dal taglio passano circa un 10 minuti. Okay. Dopodiché c'è un riscaldamento, infatti adesso sta riscaldando, alla temperatura che andiamo in genere dai 44 ai 48 gradi e sta fermo a 48 gradi per una ventina di minuti. Mm-hmm. A questo punto noi verifichiamo l'acidità del siero, in questo caso anche il pH, e decidiamo se tenere ancora il formaggio in caldaia o farlo scendere, perché in media noi scendiamo un certo pH per avere la costanza di tutti delle caldaie che siano sempre uguali, ecco, come prodotto. Perché noi vediamo qui appunto anche ovviamente delle macchine su grandi quantità, esatto, di latte servono, però c'è tutta la vostra sapienza, tutto il vostro controllo artigianale in ogni passaggio, esatto, tutte queste verifiche. Qui è molto importante. Cioè, i tempi li decidete voi. Esatto, esatto, qui è molto importante sia la tecnologia che anche l'esperienza del tecnico. In questo caso, dopo tanti anni di esperienza, sì, noi lavoriamo quasi a orologio, però ci basta un attimo, abbiamo gli strumenti che ci aiutano, non è niente di sì, più facile. Sì, ma anche perché il latte non è sempre uguale. No, non è sempre uguale maniera. Addirittura subisce anche il tempo. Ah. Quindi potrebbe essere più dolce o meno dolce, potrebbe lavorare meglio come meno. Questo però non determina la qualità, no, infatti, del prodotto. Ma era l'importante, per dire che ci vuole la vostra. Ecco, l'importante è che noi riusciamo a cogliere questi input praticamente. Sì, sì. Dopo che si è riscaldato e è andato in sosta, in spurgo per 20 minuti, questa è l'ultima fase, che siamo arrivati allo spurgo desiderato. Noi lo chiamiamo già il granello, è già disidratato alla consistenza che vogliamo noi. Il pH è arrivato, praticamente qui siamo su un pH di 6,40-6,45. Tra 5 minuti la cagliata scenderà negli appositi stampi che andiamo a vedere e poi verrà porzionato, messo in fasciera e messo sotto pressa. A quanti anni hai cominciato a fare questo lavoro? Io ho cominciato a 18 anni perché ho finito la scuola. Dopo 3 anni di ragioneria che non mi piaceva proprio per niente, ho deciso di fare di qualcosa di più pratico, che anche di sì, andare, mi piace tanto l'agricoltura e ho detto ma proviamo a fare questa scuola qua. Ho fatto 2 anni di corso e adesso sono 40 anni esatti che faccio questo lavoro. E ci vuole una passione infinita, perché passione, la vita è abbastanza passione e sacrificio, perché alzarsi alle 2:30 sì, del mattino, infatti, non è da tutti. No, e poi io prima a un certo punto ho detto ma quest'uomo è dovunque, invece era il gemello. No, ho un fratello gemello che anche a lui piace questo lavoro e mi ha seguito e lo facciamo assieme. Un ologramma. Sì. Bene, andiamo a vedere. E adesso cosa accade? Siamo scesi? Esatto, di nuovo, a questo punto terra. Abbiamo visto che la cagliata è disidratata, è pronta, il pH è giusto. Noi non facciamo altro che far scendere la cagliata in questi appositi stampi, dove il formaggio resterà negli stampi, il siero fuoriuscirà e andrà a cadere nella banca. Questa banca qua, tramite una pompa, porterà via il siero e poi il formaggio noi lo metteremo nelle fasciere apposite. Okay. Le fasciere chiaramente sono marchiate. Sì. Montasio, sono dotate sono di un numero, in questo caso il 239, che è il codice del nostro caseificio, in modo che ogni forma, ogni giornata è ben segnata. Praticamente abbiamo il lotto di ogni giornata ed è quindi molto più facile anche per seguire il magazzino e per sapere anche
quando venderlo, perché il formaggio montaggio va venduto come minimo a 60 giorni, non possiamo venderlo prima. Qui il clima è decisamente cambiato, sì. Siamo su altre temperature, sì. Altre atmosfere, sì. Perché qui c'è il passaggio, sì, è la precedente fase finale, alla stagionatura. Esatto, diciamo. La fase finale della produzione. Sì. Qui siamo in una cella dove c'è il salatoio, la temperatura va dai 9 ai 10 gradi in modo che il formaggio si possa raffreddare durante la notte. Il formaggio che abbiamo fatto oggi, per esempio, sosterrà qui fino a domani mattina. E domani mattina verrà messo in queste vasche, che noi le chiamiamo salamoie, non è altro che una concentrazione di acqua e sale. Ah, quindi questo e questo sono due passaggi successivi? Cioè, sono lo stesso. Ah, lo stesso. Okay, okay. Questa è solo per farvi vedere che una vasca dove sì, c'è la salamoia. La salamoia. In questo caso era sufficiente queste vasche qui, abbiamo messo, quindi questa l'abbiamo lasciata libera, qui abbiamo messo il montaggio. Il montaggio sta in questa concentrazione di acqua e sale 48 ore, dopodiché viene estratto, viene messo in dei bancali, sta a sgocciolare un 4-5 ore e dopodiché passa direttamente nel nostro magazzino di stagionatura. Dove andremo a esatto, vedere assieme a Valentino quello che accade. La salamoia è standard, cioè è qualcosa allora, che dà a ogni caseificio? Allora, la sua salamoia, esatto, ognuno ha il suo metodo di concentrazione e il suo metodo soprattutto di conservazione, perché la salamoia è una cosa molto delicata, deve essere abbastanza pura, deve essere filtrata, non può contenere coliformi, lieviti o muffe, perché se no le prenderebbero il formaggio, quindi staremo molto attenti a come operiamo qui. Chiaramente la temperatura deve essere abbastanza fresca in modo che non si sviluppino cose che noi non sì. vogliamo. La concentrazione la misuriamo in gradi Boumé. Praticamente noi abbiamo una misurazione con un densimetro dove ci dirà la densità dell'acqua e quindi ci dirà quanto è la concentrazione del sale. In questo caso noi agiamo sempre sui 16-16,5 gradi Boumé. Non saliamo né sopra per dare la salinità del nostro prodotto. Chiaramente questo varia da ogni caseificio, caseificio ha il suo latte, il suo formaggio, quindi prenderà anche più o meno sale. Poi il sapore, chiaramente quello determinato dal latte, dalla sua qualità e dalla zona soprattutto. E qui interviene il marchio qua, tutelando la qualità anche della materia prima esatto, che voi lavorate. Esatto. E lei nota comunque che c'è una differenza? Beh, io ci tengo a sottolineare, innanzitutto siamo controllati anche l'ERSA che segue questo marchio, e noi abbiamo una certificazione dall'ERSA dove abbiamo dei comportamenti da avere. Non possiamo immaginarci di produrre come vogliamo, prendere il latte come vogliamo. Io ci tengo a sottolineare che il latte nostro è seguito dalla stalla fino all'ultimo passaggio di produzione. E questo si sente anche in bocca, oltre esatto. che per la salute e soprattutto la salubrità. Il latte, noi non compriamo nessun latte estero, non compriamo il latte da fuori, ma il latte è nella nostra zona, qua in provincia di Pordenone. Siamo a stretto contatto anche con i produttori, c'è anche un buon rapporto tra di noi, li conosciamo tutti, non sono tantissimi. E questo ci dà anche più sicurezza per la lavorazione del nostro prodotto. Gigi, grazie. Vado allora con Valentino a vedere esatto. quello che accadrà dopo. Lei ha parlato a mille all'ora, dovrò di ascoltarla per imparare bene. No, benissimo, ma lei è una boom 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 di nozioni, c'è l'esperienza tutta concentrata, quindi grazie davvero, arrivederci. Cosa fai qua, Francesca? Oh, ciao, scusami, ma credimi, non capisco se sono Dorothy, Alice nel Paese delle Meraviglie. Scusami, Roberto, sei tu il responsabile qua. Sì, della stagionatura. Di questa, non saprei come definirla, cioè entri e ti senti in un mondo magico, tutta circondata da queste forme. Mi racconti qua quali sono le caratteristiche del posto in cui ci troviamo? Beh, noi adesso ci troviamo nella parte di stagionatura della latteria di Visinale. Qua noi portiamo tutte le forme e le facciamo stagionare per almeno 60 giorni. E durante questo periodo le giriamo almeno una volta alla settimana in modo tale che la stagionatura sia uniforme, quindi che la crosta sia ben dura in tutte le sue parti.
e prenda quel caratteristico sapore che ha il Montasio. E alla fine di questo periodo noi passeremo a una fase di pulizia e dopodiché passerà quindi al porzionamento, se i clienti necessitano del porzionamento, oppure la spedizione diretta dopo appunto averle pesate. Ecco, mi diceva prima ancora all'inizio, Valentina mi accennava al fatto che comunque voi avete una lavorazione assolutamente naturale per sì. non utilizzare antimuffo. Infatti insomma... noi qua l'unica cosa che utilizziamo sono temperatura e umidità, quindi controlliamo questi due fattori e basta, non utilizziamo nessun altro, se vuoi chiamarlo conservante, nessun altro prodotto chimico che potrebbe alterare il sapore e anche l'aspetto visivo appunto dei formaggi, sì, perché ci teniamo insomma, al... È bello vedere un formaggio naturale, esatto, proprio. Esatto. Posso testimoniare che anche dall'odore, dal profumo si sente questo. Tu lavori qua da tanto? Non tantissimo, solo un anno. Però ti piace molto in questo ambiente? Sì. E comunque è una bella esperienza anche il fatto di essere a contatto con col territorio, perché comunque tu sai benissimo che questa è un'azienda che lavora molto a chilometro zero e ci conta tanto su questa cosa. Infatti, se lo sai, penso che tu lo sappia già, che sì. noi siamo certificati acqua e quindi siamo molto legati appunto al territorio. Io posso rimanere qua a fare il topolino? Sì, certo. Mi lasci? Sì, fino sì, al tuo sì, fine sì, turno sì, e poi... Non dire niente, Valentino. No, non dico niente, non dico okay, niente. Ok, resto qua. Grazie, va bene. Roberto. Ciao. Ciao. E il nostro viaggio finisce qui. Valentino, che dirti grazie, è stato interessante. Grazie a voi. Sono leggermente ghiacciato le punte dei piedi, ma fa un po' freddo. Allora, questi qua sono i prodotti per Paolo. Come vedi, è una scatola chiusa, quindi lo metteremo alla prova. Che ricetta farà con i miei prodotti e vi ringrazio. E qua c'è la sorpresa anche per me, però. E c'è la sorpresa anche per te. Speriamo che lui non si rivalga su di me, mi metta in difficoltà. Paolo, sii buono, valorizzeremo il vostro lavoro. Grazie, grazie Valentino. Arrivederci, ciao. In realtà ho raccontato una bugia, Valentino, non vado subito da Paolo perché lungo la strada, anche per fargli una sorpresa, per fare una sorpresa sia a Valentino che a Paolo, ho voluto fermarmi a Molsano al Tagliamento, all'azienda agricola della Fondazione Daniele Moro e qui incontro Marco Toneguzzo che è uno di coloro appunto che si occupano di allevare questi animali e anche appunto di rifornire poi di esatto, dare di latte. Il latte a Visinale. Giusto? Senz'altro, sì. Da quanto tempo fai questo lavoro? Oh, beh, da allora sempre? Io no. No, è cominciato... Io sono, sì, sono stato assunto dopo essermi laureato. Ah, non era una cosa tua familiare? No. Ah, ecco. No, qui non è una gestione familiare, è un'azienda gestita, diciamo, da un consiglio d'amministrazione. Questa era originariamente un lascito di un benefattore. Fondazione, sì. Esatto, questa è una fondazione perché il signor Daniele Moro, al momento della sua morte, non avendo eredi, ha lasciato le sue proprietà come terre, come stabili, al paese di Morsano con lo scopo benefico di aiutare la casa di riposo di Morsano Dai. Al Tagliamento. Quindi una parte diciamo, degli ingressi dell'azienda agricola viene destinata a sostenere gli anziani del paese che non possono mantenersi autonomamente. Fantastico. E... Voi qui quanti capi avete? In mungitura abbiamo circa 150 animali. Complessivamente nella stalla abbiamo circa 350 capi tra vitelli, vacche e manze. Ecco, voi conferite appunto a Visinale, infatti era per anche un esempio che ci segue da casa concretamente di questa filiera corta, perché siamo ben dentro i 90 sì, km di raggio, abbondantemente direi. E cosa non si guarda solamente però alla vicinanza, ma anche al fatto della qualità del latte? Sì. E quindi a cosa bisogna stare attenti e cosa fate voi per... Sicuramente bisogna voler bene agli animali, questo è il primo punto sì. per fare latte di qualità. E noi curiamo ovviamente l'alimentazione perché una buona alimentazione poi dà un buon prodotto e un buon animale. Alimentazione che per gran parte viene... Gran parte viene prodotta in azienda, quindi il mais, i fieni vengono tutti prodotti in azienda. Ovviamente sì. c'è una parte minima di integrazione sì. necessaria al mantenimento degli animali in salute. Sì. E poi ovviamente grande attenzione e grande cura sia durante la fase di mungitura e durante tutta la giornata, quindi in qualsiasi lavoro chi passa osserva
gli animali, osserva la mandria e vede che sia infatti tutto a posto. Infatti ti vedevo anche prima, passavi, le accarezzavi, poi ti ho confidato che ho paura ogni tanto delle mucche, mi hai detto ma no, assolutamente. Alla fine loro anzi, faccio sono la loro tranquille. Conoscenza, forse sono loro che hanno paura di me, dicono ma questa, sì, mentre sì, mangiamo, sì, cosa vuole? E c'è un'attenzione anche di rispetto per gli animali del quale stavi parlando, ma anche di rispetto per l'ambiente. Voi... Sì, noi abbiamo da alcuni anni avviato un impianto a biogas e quindi diciamo che cercando anche di valorizzare la stalla inviamo gli effluenti che vengono prodotti all'impianto di biogas, quindi insomma produciamo energia con quello che sarebbe uno scarto, diciamo, quindi in questo senso sì, cerchiamo di valorizzare. Ultima domanda che ti volevo fare, quando dici sì, attenzione alla mungitura, cura nella sì, mungitura, cosa significa? Mi puoi fare un esempio? Perché quando si parla di vacche da latte bisogna ovviamente sempre stare attenti su tutto quanto, però la mungitura è uno degli aspetti fondamentali perché la salute della mammella fa in certo, modo che la vacca stia bene certo, e che quindi poi ci sia un latte buono e che la vacca possa anche durare nel tempo, insomma. Chiarissimo, mi hai fatto un corso accelerato. Marco, io ti ringrazio molto, ti auguro buon lavoro. Altrettanto. Torno adesso veramente verso Udine. Bonjour les garçons. Sei preoccupato? Sono preoccupato perché comincio a parlare anche in francese, quindi sai, questa versione estiva ormai. Valentino Pivetta mi ha dato questo pacco che per contiene... magia. Io non ho guardato, guardato già. Formaggio Montasio. Mi ricorda qualcuno questa scena che tu conosci. Formaggio Montasio di nuovo. E del formaggio al basilico. Marchio qua, questi del prodotto della Teria di Visinale. Questo qua è una chicca che fanno loro, sì, non è marchio qua, ma l'abbiamo aggiunta per metterti in difficoltà. Bello perché è una sua preparazione davvero, oh, secondo me, interessante. E poi, carissimo, ci aggiungo io. Ieri sera avevo degli amici a casa, ho fatto troppa pasta, quindi mo me la ricrei. A vonde, cioè... E... Hai fatto abbastanza? Boh, no, tanto, non so, ti possono servire dei pomodori? Hai già sì, pensato no, qualcosa? Dammi i pomodori, va che... Guarda, tre colori, dai, ci sta anche per la nostra presentazione. Sai che l'occhio vuole sei la patriottico? Sua parte. Sei patriottico? Sì, ma hai poi festeggiato l'occhio... il 2 giugno? L'occhio vuole la sua parte. Lasciami finire. Sì, ho festeggiato anche quello. Sì. Cioè, secondo me bisogna anche festeggiare certe ricorrenze importanti. Quindi, bianco. Ho lavorato. Ah beh, bianco anche questo, abbiamo bianco, già tutti i colori. Verde, rosso, o rosso, bianco e verde. Bene, il risotto finale lo vediamo alla fine, sì, mettiamoci all'opera perché direi si crea così. Direi di sì. Allora, ho quindi, poco, hai ho scolati? Cucinato troppo, sì, no, scolati sono ieri sera. Sì, sono belli asciutti, no però non li hai stracotti, bene. Almeno quello ci arriva. Allora, sai cosa facciamo? Sì. Li andiamo a cucinare, anche se sono già cotti, andiamo a metterli in padella, aggiungendo il montasio, aggiungendo il formaggio al basilico e dei pomodorini. Quindi può essere che... Una frittata... Sì, però è un po' l'idea, se tu pensi, è un po' l'idea del frico. Cioè, frico a patate e formaggio montasio o del formaggio. Noi invece al posto delle patate mettiamo lo spaghetto cotto. Che quindi, frico! Dai, facciamo! Quindi, allora, io vado a smattassare sì, quello che a me serve, prima di tutto. Apriamo il montasio. Tac. Sempre con queste maniere dolci, sì, eh? Sì. E io vado a prendere gli spaghetti e vado a metterli intanto in padella. Sì. Aggiungiamo anche un pochino di olio intanto, dopo i formaggi ci lasceranno il loro grasso. Io tolgo la crosta intanto. È praticamente come se fosse io avessi già messo le patate, noi siamo invece stiamo in mettendo i spaghetti. Sì, sai che siamo entrati con Gian Domenico in una
tipo la stanza dei sogni di ogni topolino, di ogni roditore. C'è la pareti di formaggio proprio giganti. Proprio accatastate? Sì, bellissimo. Veramente secondo bello. Me i topolini... Sai quei topolini piccoli che avete voi su Incarnia, sai? Quelli piccolini. Giuro, qua avete visto le pante gare. Esatto, eccola là. Oh, ma perché mi frego da solo? Tu hai sempre la risposta a tutto. Allora, diciamo, i topolini, quelli piccolini che avete voi lì che sì. scorazzano. Sì. Entrano dentro e vedono tutte queste forme e viene sicuro un infarto. Sì. Cioè, figurati. Dei grattacieli che vedono per la prima volta, i grattacieli di formaggio. È troppo per loro. Faccio cosa? Cubettini? Sì, cubettinizza. Allora, cubetti di Montasio, in questo caso Montasio fresco, dove dopo aggiungiamo anche dei cubetti di formaggio al basilico. Questo, se pensa, l'idea di Valentino è geniale, secondo me. Lui va a grattugiare il formaggio che lui produce aggiungendo del basilico. Sì, non me l'aveva spiegato questo perché poi ovviamente ci siamo concentrati sui prodotti a marchio acqua. Però questa a impastare e di nuovo a schiacciare per ricreare questo formaggio col basilico. Bellissimo. Quindi è un'idea, una cosa nuova che va bene anche per adesso per il periodo estivo. Ok. Dopo ti svelerò a proposito di frico una ricetta mia di famiglia. E qui E qui ti stupirò, ne sono sì. certa. Io intanto prendo... Quanto ti serve? Ancora due fettine. Altrettanto di questo? Sai, bello ricco facciamo. Sì. Allora io vado ad aggiungere i cubetti di Montasio che tu stai preparando, stai tagliando. Ah, quindi vai subito in padella. Sì, sì. Ma hai messo dell'olio o utilizzi... Solo un goccio d'olio, ma sai perché? Perché lo spaghetto era asciutto. Sì. Quindi è stato scolato, l'hai preparato ieri sera. Quindi era asciutto, quindi li diamo un attimo anche per rinvenire aggiungendo un po' di olio, no? Ok. Ecco, quindi Montasio, che in questo caso cosa abbiamo bisogno? Che il Montasio vada a sciogliersi e piano piano a unirsi, vai, butta a caso, a unirsi allo spaghetto. Quindi sì. come dire, quando fai con le patate, il frigo con le patate, il formaggio va a unirsi alle patate per fare questo tortino, no? In questo caso usiamo lo spaghetto. Mm-hmm. Andiamo un po' all'italiana, no? Questa è una versione nostra italiana. Ok. Qua? Sempre a cubettini. Quindi diventa facile. Con una padella. Sai, tante volte, se pensiamo, tante volte avanzano delle cose a casa e non sappiamo come utilizzarle. Spesso, non in questo caso... Spesso in questo caso basta dalla cosa che è avanzata aggiungere quel qualcos'altro che dà sapore, dà gusto e diventa appetitoso il piatto che noi stiamo facendo. È vero, posso dirtela la mia ricetta? Vai, svela. Sono ansiosa. Attenzione. Allora ti spiego. Io sono spangaro da generazioni, i miei genitori tutti e due spangaro. I genitori di mia mamma tutti e due spangaro. No, scusa, non erano parenti. Per chi si fosse messo in ascolto solo ora, non è che ha bevuto. Praticamente il cognome era uguale per tutti e due, anche se non erano parenti. Ok. Ho spiegato. Che cioè, voglio dire, va bene. Però, attenzione, appunto, mia mamma, genitori anche lei, ambedue spangaro. Mio papà, sì. Mamma Ofelia, aveva un altro cognome. Salone, ormai vi fate gli affari miei. Un cognome molto conosciuto in carne. Cosa succede? Che nella famiglia di mio papà, mia nonna appunto, di quest'altro ramo, ha portato questa ricetta che anche nel mio stesso paese nessun altro conosce. Ed è il frico di pomodori. Ovvero, è buonissimo. Tu fai, prendi un po' di pomodori, pomodorini, pomodori, quello che vuoi, da dolata. Sì. Olio, cipolla. Ah sì, è vero che devo farti i pomodori intanto. Sì. Olio, cipolla. Questi come te li faccio? In quattro, pezzettini? Sì, in quattro. Grazie. E olio, cipolla, i pomodorini tagliati a pezzettini, abbondante basilico e fai tipo un sugo rustico, diciamo così, sì. un po' grossolano. Sì. Quando è pronta la polenta, quindi appena prima di andare in tavola, butti dentro formaggio e lo fai sciogliere in questo sugo di pomodoro. Sì. E poi lo porti in tavola con la polenta calda, fumante e questo frico di pomodori e fai tutt'occhis. Bello questo. Buonissimo. Con poco. Buonissimo. E poi diventa se lo fai nel ristorante. Frico versione estiva.
Infatti d'estate ci facciamo delle mangiate in terrazza di frigo con i pomodori, fantastiche. Ma tua mamma fa anche l'orto? Sì, anch'io. Anche falciare del prato? Sì, no, col dosa erba come voi cittadini, lì così No, guarda. Il cespugliatore, falciatrice. No, io solo con la falce. Vero. Guarda, io giardino a casa, solo con la falce. Sì, e sono capace. Ma la sastu in tiaucià? Sì, caspita. Cula coat. Cula coat, esatto. Vabbè, mitico. Aspetta. Sai che, allora io arrivo da Cormons, no? Cioè, sì. E c'è stato il periodo che era sotto l'Austria, no? Sì. La parte di... E quindi delle parole del friulano sono diventate, arrivano da lì, una tedesca, no? Che comunque resta nel nostro dialetto. Tipo? Lo scolapasta, noi diciamo il grivel. E deriva dal tedesco? E tu, io penso, non so come lo chiami, tu come si dice? Io non so il termine friulano, lo chiamo scolapasta. Scolapasta. Ecco, basta pomodori. Bonde? Sì, perché il pomodoro già mi rilascia acqua. Troppe. Mettiamo un po'. Ok. Quindi, ricordiamo, spaghetto che è già stato che tu hai cotto ieri sera. Quindi abbiamo conservato appunto gli spaghetti, quelli avanzati. Potrebbe essere anche con un altro tipo di pasta alla fine. Uno può giocarsela come vuole. Abbiamo aggiunto il montasio, in questo caso del montasio fresco di Valentino, il formaggio al basilico, sempre della latteria di Visinale, e i cubettini di pomodoro. Anzi, abbiamo anche unito, secondo me, un po' la ricetta che un po' tua di famiglia, di pomodori, no? Di nonna Ofelia. Pensa, cioè se pensi, tutti i cuochi si scervellano per fare le versioni esotiche, così originali. Sì. Manca l'ananas. Però sai, il frigo con i porcini, c'è il frigo con le mele, ci sono tantissime versioni. A verità con l'ananas non l'ho ancora sentito, però potrebbe essere... Per i tedeschi anche, andrebbe potrebbe benissimo. Essere anche un'idea, no? Basta che non sia con la marmellata, no? Sì. Sai che dicevano che in America, dov'era, che mangiavano gli spaghetti con la marmellata? Lo giri tu o giro io? Giro io, volevo dirti adesso che ultimamente sì? Non sto facendo niente, sono stufa di fare qua... Speriamo bene. O parlare, dire sciocchezze, sì. O fare manovalanza. Attenzione. No, girare proprio. Sì, sì. No, hai non detto ce la tu? Faccio. Vai, di polso. No. Attento, faccio io. No. Vabbè, fermati. Ho rovinato tutto. Ok. Allora, no, se una volta rotondo. Era tondo, però vedi come ha preso colore. Sai che però nel tuo errore c'era l'omelette. Secondo me c'è il trucco. Tu dici? L'hai fatto apposta. Perché? Quindi abbiamo questa versione croccante di spaghetti sì. E formaggio montasio. Ma all'interno, mentre sotto si sta dorando, è rimasta una parte interna che ha i pomodori e il formaggio basilico che va a essere che sempre bello fuso. Che sei, grazie Paolo. No, ma è buono questo. Mi salvi. No, ma è un'idea, scusa, No, è che la pentola pesa 54 kg e dovevo andare più decisa, no, ma, colpo scusa, secco. Tu arrivi dalla carne, mica per niente, siete donne forti. E quindi, guarda, adesso voi che state sempre attenti alla linea, il frico, se pensi, nella sua preparazione, d'accordo, è calorico. Perde. Però perde tutto il suo grasso che noi andiamo a eliminare. E quindi... Se pensi, una parte diventa, non dico dietetico, ma almeno diventa interessante soprattutto per questo periodo. Bello, guarda. Bello, bello, bello. Allora, facciamo la presentazione? Cosa dici? Non c'è niente da ridere. No, c'è da ridere. Perché da un piatto rotondo, che tu pensi di fare il frigo, c'è il piatto rotondo, bisogna cambiare il piatto. Quindi mi questo vieni incontro anche rotondo. In questo. Questo. Poi l'abbiamo allungato e è arrivato questo. Beh, la famosa quadratura del cerchio. Cioè, sì. Siamo sulla rettangolatura. Quindi io vado a prendere. Che poi non abbiamo ancora individuato il nome esatto di questo. Beh. Senti, io aggiungerei ancora un due pomodorini. Qua freschi che sono avanzati. Sì. Ah, era un vai a prenderli. Ecco, ce l'aggiungerei, era un vai a prenderli. Ok. E io aggiungo un po' di basilico.
Allora, questa è una varietà di basilico a foglia piccola, così per dare colore. Allora, pomodorini. Tanto che tu decori, io arrivo sempre per aggiungere un po' ai pomodorini freschi col basilico, poi un po' a caso formaggio che è fatto col basilico. Ma che nome gli hai dai? Perché adesso voglio sapere io che nome gli dai a questo. Posso pensarci mentre assaggiamo? Meglio. Porta consiglio. Io ho pensato al nome. Sì, se ne... Ah! Fricolore. Wow. Evviva il fricolore. Tu hai pensato al vino? Io ho pensato al vino. Grazie, io penso alla forchetta. Sì. Intanto io anche leggo la ricetta. Allora, il fricolore è con 200 grammi di spaghetti cotti, 150 grammi di montasio. Scusa, i 200 grammi sono riferiti al peso a crudo? No, cioè 200 a crudo e dopo vengono cotti, esatto. 150 grammi di montasio, 50 grammi di formaggio al basilico, 80 grammi di pomodorini e giusto un goccio d'olio. Che buono. E buon appetito, E acqua in bocca. Arrivo. Dove sei? No, che qua si mangia, si mangia veramente, però la questione è chi la brevetterà questa cosa adesso, perché fricolore secondo me sei tranquillo, Vabbè, senti, io ci ho preso un pezzo, ma ancora uno prima che sparisca. Giando, tira via, va, sennò questo mangia tutto. Scusa, ma quanti giorni hanno questi spaghetti? Non fatemi venire questi dubbi. Mangiate. Ciao.